imagine there's no heaven. It's easy if you try. Thank you.
dell'apertura dei giochi, quindi ognuno nella propria postazione, da dove siete arrivati per favore, ognuno nella sua postazione e lasciamo libero per favore. Questa canzone, che è stata ormai un baluardo anche delle nostre manifestazioni, i sindaci lanceranno in alto i palloni proprio per augurarsi la pace. Thank you.
tutti i miei ragazzi, con tutti i ragazzi di Oliveri Gialli, che davvero hanno messo il massimo impegno in questo evento che è sì ludico ma è anche sportivo. Grazie infinite ad Alessandro Di Mario e Francesca Poti per la capacità di coordinazione e di coinvolgimento. Grazie a tutti, buon divertimento. Buonasera a tutti, mi accodo anche ai ringraziamenti, ringrazio la cooperativa Acquamarina e sono Alessandro Garrà, l'assessore alle politiche giovanili fra le altre di Librizzi, in sostituzione in questo momento del sindaco che sta per arrivare. Ringrazio la cooperativa Acquamarina, l'amministrazione di Oliveri che ci ha ospitato in questa magnifica cornice e che ci hanno dato questa occasione di incontro e di amicizia unica e di cooperazione. E volevo ringraziare anche i comuni, gli altri comuni partecipanti, le amministrazioni e tutti i partecipanti che sono qui dinanzi a me in questo momento, i nostri ragazzi di Librizzi, in particolare il nostro capitano Tonino Campochiaro che ha fatto veramente un grandissimo lavoro per riuscire a coordinarci tutti. Grazie. Buon pomeriggio, sono Antonio Cotone, vice sindaco di Basicò. Anch'io ringrazio la cooperativa e il comune che ci ospita. Volevo fare i complimenti a Basicò. Continuiamo come la volta precedente, mi raccomando, e in bocca al lupo a tutti. Bentrovati a tutti, sono Nino Genovese, il sindaco del comune di Falcone. Grazie, troppo buoni. Ovviamente i ringraziamenti alla cooperativa Acquamarina sono doverosi perché in un periodo ancora difficile ha scommesso su questo evento, dico, è il risultato anche di oggi, questa straordinaria piazza, dà ragione a Valentina e al suo gruppo. E che dire, Francesco ha ringraziato i suoi, ovviamente ognuno ringrazia i suoi ragazzi straordinari, cui io non voglio fare torto nominandone soltanto alcuni, perché in pochi giorni sono stati tutti straordinari e chi più chi meno ha messo a disposizione parte del loro tempo per essere presenti, attivi e per dare il meglio. Ovviamente il risultato finale sarà soltanto un dettaglio, come diceva Valentina in un post di oggi: vince chi saprà divertirsi di più, e io vi auguro di divertirvi tutti allo stesso modo. Grazie e buon proseguimento a tutti. Marina, che come ogni anno fa un evento bellissimo, stupendo e molto coinvolgente. Grazie a tutti, vorrei ringraziare i miei concittadini e soprattutto Giusy Pirrotta, Cinzia Paratore, i fratelli Calabrese e tanti altri. Grazie ancora. Grazie sindaci. Allora, sì. Ecco. Ah, un omaggio floreale al sindaco Oliveri, però vedete, prima gli ha lanciato la sfida, va bene, queste sono le cose belle, bravi complimenti. Adesso iniziamo subito, quindi soltanto il sindaco di Librizzi può restare qui sopra, perché c'è la esibizione della prova di canto dei comuni. Faccia balcone, vedrai l'infinito legno.
poi a salire sul palco Furnari per l'esibizione. I nostri sponsor ufficiali: Voi Hotel Baia di Tindari, Centro Frutta Etna di Vincenzo Mandarici, le attività commerciali di Olideri, sempre pronte agli amici in aiuto, la Bubi Project, Bot of Fun, Gaspari e Fantasy, Rosticeria Merlino che ha messo in palio il premio Fair Play, la Compagnia del Fermento, Panificio Pasticceria La Fornarina per gli spaghetti, la Giuria Segreta, giurato della sfida dei sindaci, Estetica di Pino Albertino, Massimo Genaci e Natale Molino. Io ho finito con gli sponsor, Furnari già... Io lo subito, questo mio. Un altro microfono. Ma io devo chiedere a questa Livirota, questa è Livirota, puro sangue. Devo... È vero che sei Livirota? Sì, questo non lo negherò mai. Ecco, questo non lo cancellerà mai. Allora, il titolo del vostro inno, Livirota. Eh? Il titolo del vostro inno. Tropicana. Io... questa adesso è grande, io me la ricordo piccolina, dobbiamo perdere un po' di tempo, quando ce l'aveva al gruppo assieme a suo fratello Gaspare, ce l'aveva al gruppo Volk, tutti e due, ed erano due diavoletti, però erano molto bravi. Tutta l'alleanza, dai, è un giorno di festa per tutti i comuni, tutti insieme. Un paese fantastico sicuro mi piacerà. Dici il tuo nome. Giuseppe. Giuseppe, vero, fai il tiro alla fune, mi pare, ho visto. Qual è il titolo del vostro pezzo? Lo chiediamo a lui, a chi? Ah, ecco, vieni tu, dai. I figli di Basico. Oh, ho visto, i figli di Basico. Bene, siete pronti? Abbiamo perso un po' di tempo, non per altro. In bocca al lupo. Di figli siamo, terra da limiti, e ancora noi, un clima è leggero, come ogni cosa, apposta pure la reggia di barone. Maria, y se caló el
Sì, di Oliveri, sì. E Anna Maria Rossello, anche lei faceva parte del gruppo Folk, quindi immaginate, avevo 80 bambini, fra grandi e piccoli, allora erano bambini. Allora, Anna Maria, tutto a posto, tutto bene? Perfetto, sei qua in ferie. Mi devi dire il titolo della vostra canzone. Guarda, il titolo della nostra canzone ricorda il nostro passato, eh? È stata scritta da un grande maestro di Oliveri. L'abbiamo cantata prima Maria Tindara Rappacco, subito dopo sono subentrata io, la pelle d'oca, perché adesso manco da Oliveri da 22 anni e vengo ogni estate dove con le lacrime di gioia rivivo il mio paese tutti i giorni e ogni volta che io vengo trovo i miei ricordi. E allora posso dire che con gioia oggi, anche se ho un po' di problemi alla voce, io e Maria Tindara, lei è la prima cantante di questa canzone e io subito dopo ci siamo messi in gioco a cantarla insieme a tutti i ragazzi. E questo anche grazie a te, Franco. Questa gioiosità, questa armonia, questa unità nello sport, nel teatro, nello spettacolo è qualcosa che io mi porto dentro e che trasmetto a Domodossola. E dico sempre, parlo sempre bene del mio paese, sempre, non dimenticherò mai quanto io, Oliveri, mi sono arricchita. Grazie Anna Maria, non potevi fare presentazione migliore. Mi hai fatto venire le lacrime, però mi assicurerò le mie lacrime e ascolterò con piacere questa canzone, Viniti a Oliveri. Comuni e devo dire
devo dire che effettivamente è stato molto emozionante vedere Antonia, Girolamo, Alessio ballare di nuovo, fare la tarantella. Mi ha fatto commuovere veramente, e tutti gli altri li hanno cantato e hanno ballato. Grazie ragazzi di farmi rivivere questo momento. Al posto. Allora, questo gioco io non lo so, a me hanno dato solo il titolo. Non lo devo dire, non lo dico ancora. Come va? Tutto bene. Tutto bene. Ci vedi bene, bendato? Benissimo. Francesco, chi hai? Dai, non ti ubriacare con l'acqua. Tutto a posto, Francesco? Benissimo, allora, il sindaco di Burro suggerisce di ritirarsi. Come va? Sindaco, a posto? Tutto a posto, tutto a posto.
cosa, non lo so cosa dovete fare. E allora, tu a posto? Tutto bene, tutto bene. Tutto tranquillo, sono appendati. Io vi prego di una cosa. Era meglio prima. Che succede? Pasquale Calabrò, che ne abbia un premio speciale, oltre ai punti della vittoria, al comune andrà il premio del Pasquale Calabrò. Ma ci portano dentro sta... Ma avete... Non lo dire, eh? Avete visto cosa c'è qua? Ma c'è... No, non devi parlare, altrimenti mi sto zitto pure io. Ah? No, non lo dovete dire. È una cosa pericolosa questa. Dio mio, Dio mio. Ma c'è il vento adesso. Ci stiamo divertendo, penso loro, penso di no, perché bendati, non è bello stare sempre bendati. Intanto caccia il ciauro da Gubbor. Mamma mia, vediamo cosa esce fuori. Tu non parlare, perché tu sei spione, come ti chiami tu? Edoardo, io sentivo Ronaldo. Bene, bene. Stanno preparando qualcosa di speciale. Mamma mia. Vabbè, dillo tu. Guarda, c'è l'accendino. Bellissima. E adesso andiamo dalle nostre amiche formicole rosse. Non vi offendete, vi chiamo così. Io vi voglio bene. E allora, tu invece ci canti, fatti il tuo nome. Gloria. Gloria, perfetto. E ci canti la canzone di Limpizzi? Sì. Qual è il titolo? Estasi. Mi manda in estasi. Vieni qui, che ti diverti così. E lì ci dice quanto non vede pure le persone, bravi questi bambini, dovevamo perdere un po' di tempo. E allora vedete la bambina triste qua seduta. Ciao, chi sei tu? Vuoi cantare qualcosa? Non sai cantare? Ma fino a poi nemmeno io so cantare. Di dove sei tu? Di Fornari, e tifi per la tua squadra, è chiaro. Ma ci hai visto domenica scorsa a Porto Rosa? Sì, è piaciuto? Oggi ti piace pure? Allora, adesso che sono stati spendati, vi dico il titolo. Il sindaco pasticcere o pasticcione? Vediamo, il gioco a tempo è 10 minuti dal fischio e contemporanea tutti quanti assieme. Non suggeriamo, per favore. Per favore. Guardate tutto il materiale che avete a disposizione, per favore vi organizzate e poi l'arbitro vi darà il via. Allora, è chiaro che... Va bene, quando sono pronti possiamo partire. Siete pronti, primi cittadini? Allora, Simone, quando si vuole dare il via, lo hanno visto, ok, partiti. Io mi raccomando con lui, se devo assaggiarlo me lo deve dire lui quale deve assaggiare. Non ridere, ma mentire, che se mi obbligheranno stasera saranno guai. È chiaro che lui giudicherà, silenzio voi, lui giudicherà anche il modo di fare la torta, quindi il modo come fanno la torta. Prima di cominciare,
4 minuti. 4 minuti. La camera venne per fare le riprese. Allora, 2 minuti mi dicono, 2 minuti. Il bello lavoro che ho portato, questo sicuramente li ha portati Furnari, è vero? No. Bene, bene, facciamo poi una bella spremuta di limone. Signore, signore, non è avendo qua una torta ultimata. Ok, adesso i giudici giudicheranno qual è la torta migliore. Cosa c'è scritto? Scusa, ma chi c'è scritto? Oliveria! Ah, oh, no, vabbè, però apprezziamo lo sforzo, che è tentato di scrivere Oliveria. Qua, la decorazione, brava. Questo c'è scritto, allora, qua dovrebbe essere Furnari. Furnari. Sei messo allo sviluppo. Attenzione. Ma ho scritto Furnari, abbiamo scritto Furnari, hermano. Furnari. Gliele facciamo vedere al pubblico per favore. I sindaci al loro posto, alzate la torta e gliela fate vedere al pubblico. Ecco, guardate i nostri sindaci, che torte che hanno fatto. Ecco, i sindaci si ribellano, ma la democrazia è questa. Un maior di coscienza. Non annuncio, io non annuncio. Va bene. Adesso le condizioni. Allora abbiamo scoperto che il pasticcere ha un'attività commerciale qua e si lo rivedo, gli concede il suo pubblico, apposta ha vinto. Vabbè, loro scherzano, parlano di cose tecniche, però è chiaro che adesso, quindi loro preparano qua, noi ci trasferiamo in via Gaspar Amodeo di fronte a Berlino per...
la telecamera. Allora, quando siamo pronti possiamo dare il via, lo diciamo. Voi siete pronti? Pronti? Le mani dietro, mi raccomando. E... all'impiedi. si sente lo donne il rumaggio? Pronti? Possiamo ricominciare? Sì! Allora, via! Via, lui deve andare! Ma pronti al via, scusate ragazzi, dai! E non esageriamo! Pronti? Pronti? Ho fischiato! Se fischia, devi partire! Pronti? Che famiglia! Una mangiare di spaghetti! Piaceva questa perché qui nel contesto ci stava, non è mia, va detto, perché abbiamo altre canzoni, andate poi a vedere il Currao, guardate Tom Currao. Tu fai, mi pare, fai parte di un gruppo? Sì, cioè il nostro gruppo, abbiamo un gruppo, si chiama Currao, facciamo reggae, ska, cumbia,
musica internazionale. So che vai in giro per l'Europa anche per il mondo. Sì, gli elementi sono tutti siciliani, tranne il batterista che è napoletano, il cantante che è tedesco, l'altra cantante è toscana e il bassista olandese, cioè c'è nessuno di siciliani. Non ci sono siciliani. Va bene, ti lascio il microfono e ci dedichi questa canzone. Come si chiama il going? Maranzano. Maranzano, non l'ho trovato perché non lo so suonare. Scaccia pensieri. Però c'è un... aspetta. Allora, Franco sta vicino perché non c'ho il coso. Cioè questo si chiama kazoo. E Franco, quando gli faccio segno, me lo metti in bocca, va bene? Come si chiama? Lo metto in bocca io. Come si chiama toscano, ok? Ok? Lo devo farlo io? Certo, io dico stacca, improvvisiamo. Va bene, va bene. Ok. Va bene. Normalmente funziona. E c'ho pure un cappello berlinese che è simile alla coppola siciliana per questa occasione, perché qua Oliveri vengo da 40 anni, ma sono tedesco. È la prima volta che sono su questo palco e spero che non è l'ultima volta. Vero, grazie Franco. No. Cioè, ci hanno fatto una promessa che il prossimo anno verrà col suo complesso a fare una serata qua a Oliveri. Vediamo se la promessa sarà fatta. Sì, Francesco ce lo permette, dove è il sindaco? Ma lui ci sente, certo. Ci sente però. Un maranzano berlinese. Siamo. Cicce, poi mi hanno detto Cicce Oliveri, che sono affezionato naturalmente a Oliveri, poi c'è anche Furnari, Falcone, Librizzi. Sì. E il paese del provolone? Della provola, bravo! Come si chiama il paese? Ah, provola, scusa. E poi c'è Falcone, diciamo il paesino Falcone qua. Falcone conosciamo bene, facciamo la c'è il bancomat a Falcone, c'è il bancomat a Falcone. Grazie Falcone che c'è il bancomat. Va bene, facciamo la canzone. Non cambi mai. No. Grazie a Franco, grazie a Oliveri. Non cambi mai. Tu dici io devo tirare? Vabbè, ok. Sole d'agosto, ti prego, non farci del male. Dobbiamo ancora viaggiare, ancora viaggiare. E tengo nascosto il cuore in fondo a un bicchiere di ghiaccio d'orzata. Questa avventura di sale e ginevro no, non è mai finita. È la danza del pesce spada alla vociria, fragranza di spezie in strada che ci porta via. È la danza dei pesci spada alla vociria, fragranza di spezie in strada che ci porta via. Sulle mani, nel ritmo, c'è il casù. Sole il castigo ti prego, non farci male. Dobbiamo viaggiare ancora e ancora, dobbiamo tornare. Con una valigia di vetro, un ciondolo d'una cartina sbiadita. Questa avventura d'oliva e ginevro no, non è mai finita. È la danza dei pesci spada alla vociria, fragranza di spezie in strada che ci porta via. È la danza dei pesci spada alla vociria,
fragranza di spezie in strada che ci porta via, che ci porta via, che ci porta via. Grazie Franco Orlando, grazie Oliveri, grazie Tom. Allora arrivederci al prossimo anno col tuo complesso qua, grazie a te. Ok, grazie. E adesso invito alla squadra che è un comune che diceva la corsa dei sacchi, ha vinto Oliveri, quindi consegniamo al sindaco di Oliveri il premio Andrea Sidoti. Premio Fair Play attribuito alla tifoseria più corretta è stata attribuita, e il premio è chiaro che sia stato offerto dalla rosticceria Merlino, ha vinto il premio Basico. Grazie rosticceria Merlino. Premio Pasquale Calabro attribuito al gioco dei sindaci, chi ha vinto? Ha vinto il numero 9, vabbè, ha vinto Oliveri. Vabbè, però non è finito, i premi non sono finiti, abbiamo una selezione di pico artigianale messo in palio dalla compagnia del fermento benefice di Mascalucia, con socio il nostro concittadino, che andranno come premio di consolazione per i comuni che non hanno vinto. Quindi per gli altri quattro comuni abbiamo la birra del fermento, non birra niente. Gliela consegniamo? Dai. Poi, perfetto, quindi avete vinto anche la birra. Poi andiamo avanti. Il dottor Fone, che ce l'abbiamo. Ah, c'è. Però partendo da qua, a un livello niente. Ah, c'era. C'è pure per un livello. Ah, ecco, questo è l'estetica di Pina Perfino, che offre un pensiero a tutti i sindaci. Oh, è bello fare il sindaco, tutti questi premi che mi scrivono. Vabbè, poi cosa abbiamo più? Ah, stavo dicendo, perfetto, e allora quindi possiamo andare con la classifica, con le mie zone. Classificazione alla Oliveria di questo comune di Oliveri, quello fuori lì, e là c'è l'altro, ai vari comuni che ci sono scritti là, Librizzi, perfetto, ecco, ma insomma sotto premi ci sono i metti venuti questi premi. Ci siamo? Possiamo continuare? Allora, andiamo ai punti dolenti. No, ai punti belli, ai risultati. Abbiamo... Metti un po' di musica. Due squadre al quarto posto, abbiamo due squadre ex aequo al quarto posto, Basico e Falcone. Facciamo un applauso. 112 punti.
Caravaggio, quali sono? Mentre Dottor Von offre un frullatore a immersione e uno spartitore, quindi frullatore a immersione, a basicone, spartitore, a Falcone. Voi fate poi l'uso che volete in ogni caso. Grazie Dottor Von. Ci siamo? Continuiamo. Ho detto dopo l'ora stasera. Allora, al terzo posto, con 114 punti, Furnari. E poi una caffettiera offerta da Dottor Fuori. Lei sindaco farà l'uso che vuole. Dopo del tutto. E ora andiamo. Vabbè, possiamo anche andarcene, no? Andiamo finito. No. Allora io vi pregherei di una cosa. Quando dirò il secondo, è chiaro che capirete chi è il primo. Io vi prego tutti quanti di non muovervi e di stare sotto, va bene? Al secondo posto! Con 118 punti! Ci vediamo il prossimo anno, abbiamo passato una bella giornata. Abbiamo passato una bella giornata. Chi possiamo? Allora, con 180 punti, vince artista e cantante conosciuto in tutto il comprensorio, Anna Maria Di Paola, attrice della compagnia Cantavi, artista riconosciuta a livello nazionale, che erano presenti e hanno visto tutto quanto, e poi Serena Doconti, giovane volto e voce di AM Notizie. Quindi questi sono i giurati che hanno giudicato l'inno e tutto quanto. Adesso aspettiamo che Librizzi consegni Viva il cielo.
auditorio per favore. Valentina, Simone, Mattia, tutti quanti qua per favore. Laura, Gabriele, venite qua per favore. Anche tu, Salerno, per favore, vi venite un po' più indietro, grazie. Un po' più indietro, grazie, grazie. Venite qua davanti. Scusate se mi mettete più indietro, grazie. Allora, il merito di questa manifestazione, della riuscita, giudicate voi se è riuscita. Certo che è stata una manifestazione che è stata dura, perché volevamo a qualunque costo ricominciare. Io cedo il microfono a Valentina. Io ringrazio tutti voi che ogni volta alla mia chiamata siete sempre disponibili. Organizzare le Oliverie non è una cosa semplice e dietro c'è un lavoro durissimo. Poi a maggior ragione dopo 2 anni di fermezza è stato ancora più duro. Ringrazio i sindaci che hanno accettato il nostro invito e ringrazio soprattutto tutti i partecipanti, perché senza di loro l'evento non potrebbe essere realizzato. Questa bellissima immagine, alzate la coppa al cielo, adesso potete gridare Oliveri, campione delle Oliverie di 2022. Signori, appuntamento al prossimo anno. Grazie.